Oggi non posso fare l'intro della mia sedia come al solito perché non ce l'ho, ma ciò non ci fermerà dall'imparare come installare Java nel nostro computer, come ci piace chiamarlo a noi. Se fossimo in Mother Russia sarebbe computer. Ad ogni modo, vedremo anche come utilizzare le variabili d'ambiente, vedremo di capirle un po' meglio, vedremo come utilizzarle anche per altri scopi ancora, oltre che per settare la nostra JDK, che alla fine del video troverai anche una bonus track, secondo me molto interessante, per capire meglio i concetti che vedremo in questo video. Cominciamo subito! Ok, molto bene, cominciamo! Per prima cosa scriveremo, stranamente, Java JDK download sul nostro browser. Invio. Primo risultato. E ci troviamo di fronte a questa schermata. Accetteremo tutti i cookie biscotto e andremo direttamente a download della nostra JDK. Va benissimo la 16, insomma, ed ultima perché non dovremo prenderla. Qui troveremo diverse versioni per ogni sistema operativo, Linux, Mac, macOS, insomma, Windows. Io Windows, probabilmente tu pure, faremo stranamente JDK 16 Windows 64 bit. Ora, se tu hai Mac, il procedimento è stra simile. L'unica cosa che cambierà è quando dovremmo mettere la nostra variabile d'ambiente, ma è un comando letteralmente. Basta che vai, insomma, sempre su Stack Overflow o siti simili, scrivi variabile d'ambiente Java macOS, ti faranno il comando export e copia incolli risolti. Ok, dobbiamo leggere le nostre... Ah, sì! Sì, hai capito? Ok, abbiamo detto tutto. Scarichiamo. Ed ecco qua che comincia il nostro download. Il download è così lento perché non hai ancora lasciato un mi piace. Ecco qua, infatti sta installando, next. Io non voglio installarlo su C, che è il mio SSD, me lo sparerò sul mio disco D. Se tu vuoi mettertelo su C, fai pure, non cambia niente. Aspettiamo che finisca l'installazione e al termine faremo close. Ok, come promesso abbiamo installato Java in 5 minuti, il tutorial è finito, ciao! Mamma mia, ma che scherzo, ma dove ti divertiresti così se non su Code Brothers? Ad ogni modo, adesso abbiamo installato Java, quindi in teoria dovrebbe funzionare tutto, no? E invece no. Potrebbero succedere due cose, o che il tuo sistema è riuscito già in automatico a impostare la variabile di sistema, oppure questo, che ti mostrerò adesso. Se io premo bandierina di Windows R, come sempre, per aprire il nostro prompt dei comandi, provo a scrivere java-version per sapere la mia versione di Java, ok? Clicco invio. Java non è riconosciuto come comando interno o esterno un programma eseguibile con un file di batch? In che senso? Io l'ho appena installato. Ebbene, il mio sistema operativo ha bisogno di sapere dove si trova sto Java, ok? L'ho appena installato, ok, è in giro per il computer, ma dove sta? Quando io scrivo nel mio command prompt un comando, in questo caso un eseguibile, perché Java è un eseguibile, un punto .exe abbiamo appena messo, lui va nella variabile di sistema, la variabile di ambiente, head, e comincia a leggere dall'alto al basso, da sinistra a destra. E qui no, e qui no, e qui no. E cerca tutti i percorsi nella mia variabile di ambiente, head, la mia variabile di sistema, anche in questo caso. Perché è per tutto il sistema, non è solo per lo user. Ci sono tanti user nel sistema, quindi puoi avere anche le variabili locali. In questo caso non la trova. Io posso anche magari fare Java k-version e non la trova. Cosa fare allora? Ebbene, noi abbiamo installato Java in una qualche cartella quando cliccavamo tutto next, 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 next senza leggere niente. Apriamo e andremo a cercare i binari, bin. Perché si chiama bin? Perché contiene i binari. Io ho installato Java, come ti ho detto prima, su D, Program Files, Java, JDK 16, bin. Tra tutti questi bin ci sarà il mio Java. Dove sta? Da qualche parte, perso tra questi. Se tu lo riesci a vedere, complimenti, i miei occhi da falco. Ah, Java. Java k, ecco quello che stavo cercando, è java.exe. Allora, intanto non è fondamentale impostare questa variabile d'ambiente, ok? È semplicemente utile e un po' più comodo
se vuoi per esempio eseguire direttamente qualche eseguibile dentro il prompt dei comandi. Per esempio, in questo caso, si possono fare tante cose, le variabili d'ambiente sono solo dei valori che stanno lì. C'è per esempio, cosa so, innanzitutto se non hai visto la mia lezione sulla variabile d'ambiente, ti consiglio di andarla a vedere, se non hai voglia invece di vederla, te lo dico adesso in 2 minuti neanche cos'è. La variabile d'ambiente è un valore dinamico all'interno del mio processo, ok? Per esempio, quando io sto giocando a League of Legends, il mio gioco ha bisogno di certe variabili per funzionare al meglio. Quando il tuo sistema operativo in macOS, ad esempio, vuole vedere tra gli users che hanno la mail, va nella variabile d'ambiente mail. Quando il tuo PC deve scrivere qualcosa di temporaneo, lo scrive nella variabile d'ambiente tempo. Insomma, sono delle locations nel PC che ti permettono di storare delle informazioni. Ti danno anche delle indicazioni su dove si trovano certi files, come per esempio qua, io voglio storare questa informazione dentro la mia variabile d'ambiente path per dirgli dove sta il java.exe, ma insomma, ci ho fatto una lezione, quindi se hai piacere. Proprietà di Program Files Java JDK 16 bin. Se io mi copio questo percorso, ok, e ritorno sul mio prompt di comandi, e dopo aver copiato il mio percorso, andrò qui a metterlo, tasto destro, e lo incollo da solo, poi ci metto anche java.exe, perché è questo l'eseguibile che voglio eseguire, no? Tra virgolette, perché è un percorso con degli spazi anche, tra l'altro, altrimenti impazzirebbe. E ora che ho dato il mio eseguibile, gli dico meno version, perché io sto già eseguendo ora questo java.exe e voglio la versione. Ed ecco qua che spunta fuori. La stessa cosa è se per esempio voglio il mio compilatore, no? Si trova sempre nello stesso percorso. Tu copi il percorso, lo metti qua, lo esegui e hai il tuo compilatore. Javac? Qual è il problema? Insomma, abbiamo capito che la variabile d'ambiente non è che è fondamentale, però torna molto utile. Allora, cosa aspettiamo? Andiamo a settarla. Basta aprire il tuo pannello di controllo, ok? E troverai, se scrivi nella casellina, per esempio qui in alto, variab, insomma, qualunque frase lui la capisce, anche ambiente, ok? Modifica le variabili di ambiente relative al sistema. Ci spunta sta finestrella. Variabili d'ambiente. Ok, troviamo sia quelle locali che quelle di sistema. Sopra abbiamo quelle locali del mio user, sotto quelle di sistema. Noi vogliamo che Java sia visualizzabile dall'intero sistema, così magari anche gli altri users del mio PC possono scrivere nel command prompt Java meno version e funziona. Quindi modifica. Qui, come ti ho detto, legge dall'alto al basso tutti i percorsi per trovare quello che gli sto dicendo io. Altrimenti, come abbiamo visto prima, il mio sistema operativo si chiede: uè, ma cosa stai dicendo? Cioè, Java meno version. Ma di cosa stai parlando? Io non conosco Java meno version, non so dove sia. E tu gli dici, ma sì, che lo sai, guarda, ora te lo mostro. Andiamo, mettiamo modifica. E qui andremo a inserire la cartella dei binari, perché poi lui sarà così bravo e intelligente da cercare in bin ogni mio eseguibile che voglio eseguire, per esempio nella shell qui. Come abbiamo visto prima, si trova in the program files java jdk 16. Copio, modifica, incollo, do ok, fine, ok. Ok, quindi ok, ovunque. Chiudo questa perché ora lui ha la memoria corta. Probabilmente se faccio così non va. Esatto, perché ormai questa shell si ricorda le cose sbagliate. Te lo dico in soldoni. Chiudo, bandierina R, CMD. Riapro la shell e ora magia delle magie. Java in version. Bam! Ecco che mi trovo la mia versione, la mia runtime, la mia JVM. Insomma, questa è la variabile d'ambiente, non è difficile, no? Piccolo particolare da tenere in considerazione. Io ti ho fatto installare adesso
la JDK di Oracle. Tuttavia Oracle adesso ha detto: "Wey, ma la mia JDK non la voglio rendere più pubblica per commercial use, quindi non voglio che tutti adesso utilizzino la mia versione di Java anche per farsi i loro programmi e venderli, perché è mia ed è più bella." Quindi, come leggiamo dal loro sito, cioè questo non è il sito di Oracle, ma lo trovi ovunque questa notizia, "Oracle has announced that from January 2019 Java SA 8 public updates will no longer be available for business," come ti ho detto, "commercial or production." Insomma, senza leggere tutto, se vuoi creare delle applicazioni con la JDK di Oracle, devi pagare, e costa anche un po'. Ma allora, la soluzione qual è? Ebbene, ci sono tantissime build gratuite, come la Adopt OpenJDK, eccola qua. Se tu scrivi su Google Adopt OpenJDK, troverai questa bellissima altra build di Java, sempre versione 16, come vedi dal giorno in piena. Questa è l'altra JVM, figo, no? Vedere quante ce ne sono, tipo OpenJ9, Hotspot, poi ce ne sono tantissime altre, ma non ti interesserà mai questo discorso per molto molto tempo, perché prima di arrivare a quanto vuoi ottimizzare il tuo codice, tanto da cambiare JVM, insomma, un po' di acqua sotto i ponti ne deve passare. Ti puoi scaricare la tua versione di Java con questa build e la puoi usare anche for commercial use. Quindi puoi anche creare le tue applicazioni, venderle, farci soldi quando sarai un programmatore bravissimo, senza alcun tipo di problemi. Cosa cambia tra le varie build? Poco e niente, come leggiamo qui su Beldung, o Beldung, io non so mai pronunciarlo, io lo dico Beldung perché mi fa ridere, ma suppongo Beldung, col dittongo a E se hai fatto latino. "There's no real technical difference between the two." Insomma, non c'è sta grande differenza, magari ha una responsiveness migliore. Devo smetterla di leggere in inglese nelle dirette. E basta, insomma, cambia veramente poco. Piccola curiosità, casomai, potrebbe capitarti che se tu vuoi cambiare le variabili di ambiente, magari non riesci. Ebbene, esistono anche modi per cambiare le variabili di ambiente dalla chiave di registro. Se tu vai nel tuo regedit, sempre bandierina R, regedit, è una cosa che non dovresti mai toccare, perché qualunque cambiamento fai nel registro di sistema potresti fare esplodere il tuo computer e ti va a fuoco come i server di certi provider. Ok, alla fine troverai le tue variabili di sistema, solo che se le tocchi qua fai tantissimissimissima attenzione e qui trovi tutte le variabili. Per esempio path, eccola qua, modifica, vedi che bomba, cioè possiamo modificare dal registro di sistema le nostre variabili, tipo io ci ho messo qua la JDK 16 bin e come vedi si è aggiornato perché è proprio il mio registro di sistema. Però ti sconsiglio vivamente di toccare il registro, io te l'ho fatto vedere perché secondo me è una figata saperlo. Tuttavia, secondo me, a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo, è meglio che non tocchi il registro di sistema. Magari ci puoi sperimentare qualcosa, molto bene, però stai attento perché puoi incasinare un po' tutto il computer. Ok, per questa puntata è tutto. Ti lascio con una bonus track, il mio bonus della fine della puntata. Ti chiedo solo di lasciarmi un like se il video ti è piaciuto o se hai imparato qualcosa di nuovo. E come sempre, volevo disegnare qualcosa di diverso. Questo doveva essere un algoritmo più di una rotella, ma è venuta più una di quelle bombe subacquee che si studiavano in terza media. Ma ad ogni modo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Piccolo approfondimento necessario delle variabili d'ambiente. Io adesso devo convertire la mia registrazione in MP4 per poi mettere video su YouTube e fartelo vedere, ok? Tuttavia, per fare questa operazione io uso sempre FMPEG. Ok, quindi HMD, FMPEG. Ah! Sono spastico. Però non mi va, nonostante io l'abbia scaricato, quindi la variabile d'ambiente mi va per tutte le cose che mi possono tornare anche comode nella mia vita personale, no? Non limitiamoci a Java. Io posso mettere nella mia variabile di utente, ma in questo caso lo faccio sempre di sistema, anche una cosa in più, ok? Nuovo, di, quindi ci metto tutto il percorso dove ho messo il mio FMPEG, eccolo qua, di program files FMPEG,
Adesso chiudo sempre, ci metti FMPEG e bam, me lo trova. Quindi, se ti torna qualcosa utile nella tua vita anche che vuoi usare per i tuoi scopi personali, non limitiamoci a usare le variabili d'ambiente solo per le cose di computer, Java, eccetera. Cioè, ti va per tutto, tutto quello che vuoi. Quindi ora vi posso convertire il video tranquillamente e enjoy. Insomma, per finire quindi la dimostrazione, se io mi copio e incollo sto comando, posso convertire il video che ho appena fatto, che è questo. Quindi il video che ho appena fatto e che ti sto mostrando lo sto convertendo in MP4 con FMPEG ed ho messo nella variabile di sistema, ho messo i suoi binari e guarda un po', boom! Ho convertito il mio video da MKV a MP4. Non è una figata? Noi ci becchiamo alla prossima puntata. Ciao!